cosa è più salutare? Vivere nell'illusione e avere ancora un piccolo barlume di speranza di poter essere grande? O capire di aver fallito? Io credo che la strada più facile sia vivere nell'illusione e dirsi: se avessi avuto quell'opportunità, li avrei battuti tutti. Chi è quest'uomo, Sylvester Stallone? Artista, scrittore, poeta, performer? Com'è che è andata? Avevo rinunciato a recitare, basta. Non veniva scritturato perché non veniva considerato idoneo. Il rifiuto è un incoraggiamento per me. Ho capito che il mio destino sarebbe stato determinato dalla penna per sempre. Il genio dietro a tutto è lui. Non è stata una casualità. Questo è il cinema dove Rocky è stato presentato. Mio fratello mi fece: potrebbe essere il giorno migliore o peggiore della tua vita. È accaduto qualcosa di magico. Si riuscivano a sentire gli applausi dall'esterno del cinema fino alla strada. È l'ultima foto di lui ancora sconosciuto. Quando Stallone è diventato famoso, non aveva previsto il lato oscuro. Quando un film ti assorbe del tutto, anteponi altro alla tua famiglia. E le ripercussioni sono devastanti. Quello che ho capito è che è la famiglia che conta. Se perdessi tutto, potrei davvero tornare indietro e ricominciare da capo? Senza una famiglia, senza... l'amore di mia moglie o delle mie figlie, cosa sarebbe tutto questo? Sono soltanto immagini di qualcosa che non è mai esistito. Se riesco a prendere le mie frustrazioni e a dargli voce, ho la curiosa sensazione che ci siano milioni di persone con le mie stesse frustrazioni che sono state ignorate. Io lavoro con la speranza.